Bari ricorda le vittime della strage di Lampedusa nella giornata nazionale del 3 ottobre, istituita per legge, la 45 del 2016. Vogliamo ricordare tutte le persone che hanno perso la vita in mare, ma soprattutto portare avanti la cultura dell'integrazione, perché nel DNA della nostra città, a Bari nessuno è straniero. Questo significa estendere diritti anche a coloro i quali non hanno la cittadinanza ma che per noi sono cittadini. Suoni, parole, testimonianze dalle scuole per un confronto con le istituzioni. Nei prossimi giorni, nelle prossime settimane saremo insieme alle varie componenti della nostra città, alle varie culture della nostra città oggi qui rappresentate, proprio per valorizzare le differenze e portarle a fattor comune nella nostra città. 360 migranti, in gran parte provenienti dall'Africa, in cerca di una vita migliore e di speranza, e che cercavano di arrivare in Italia scappando dalla guerra, da condizioni di miseria, e che purtroppo in quel viaggio non ce l'hanno fatta. Una tragedia marittima che ha scosso il mondo intero. Non è cambiato niente, quindi questa giornata serve in qualche modo per sensibilizzare l'opinione pubblica su queste tragedie. E la Puglia non lo fa, non si tira indietro, perché è grazie a questi sostegni regionali vogliamo veramente creare comunità accoglienti e inclusive, perché il nostro cuore si ferma tutte le volte in cui questo sogno viene infranto in fondo al mare. Ragazzi, scolaresche, adulti, associazioni, sono in tanti a chiedere di favorire corridoi umanitari. Abbiamo deciso qui a Bari di dare corpo a questa giornata perché non passasse inosservata. E purtroppo, come sappiamo, le vittime delle migrazioni non sono affatto finite. La città di Bari deve dare, ecco, un segnale di fiducia, di speranza, di essere una città aperta, nonostante, diciamo, anche noi abbiamo situazioni difficili, diciamo, anche dove a volte le mafie la fanno da padrona, dove la corruzione a volte, dove c'è un impoverimento anche della società, però questo non significa chiudere le porte, chiudere le braccia ai migranti.